Ragazzi, vi ricordo che se siete interessati ai percorsi formativi sul trading potete scrivermi sulla mia pagina Instagram anthony.rossi-basso inviandomi un messaggio in questa sezione qui, dove troverete anche i feedback degli altri studenti. In alternativa c'è il sito wolfacademy.com disponibile su questo link e anche in descrizione, dove potete parlare con il mio team gratuitamente su WhatsApp e consultare anche i pacchetti adatti a voi. Trovate tutti i link nella descrizione. Ciao ragazzi, sono Tony, benvenuti in questo nuovissimo capitolo, in questa quarta lezione dove andremo a insegnarvi il trading gratuito fatto da me in modo molto semplice. Ragazzi, vi ricordiamo che questo è un percorso a 360 gradi molto completo che vi aiuta a capire come funziona il trading. In ogni caso vi ricordo ragazzi che questo è un percorso gratuito per novizi dove faccio vedere le basi. Vi ricordo che nella descrizione, come vi ho detto anche nell'intro, ci sono tutti i link per parlare con il mio team gratuitamente, potete visionare i corsi, potete avere un'idea a 360 gradi di quello che è il trading vero e proprio. Ok, quindi sapete già che se volete avere un approccio un po' più significativo, un po' più importante, potete parlare con il mio team e con me gratuitamente nei link che trovate nella descrizione. Ok, come vedete siamo sul GPB Aud. E ovviamente come sempre do per scontato che voi abbiate già studiato tutti i capitoli precedenti, trovate i video precedenti sempre nella descrizione. E dopo aver visto negli scorsi video Fibonacci, resistenze, supporti, indicatori, vi ricordo l'altra volta abbiamo visto gli indicatori, l'RSI e via dicendo, no? Adesso oggi vedremo le strutture di mercato in maniera più approfondita e vedremo la domanda e offerta, quindi le zone di supply e domanda, che è la base proprio, cioè si trovano ormai ovunque, e come identificarle bene, perché bisogna anche saperle identificare, no? Andiamo a vedere come. Prima dal concetto che queste sono candele rosse, ragazzi. Partiamo dal concetto, ragazzi, di che cos'è la zona di domanda e che cos'è la zona di offerta, ok? Allora, le zone di domanda e offerta, ragazzi, non sono altro che zone. Ok, quindi immaginatevi che questo sia una resistenza, un supporto. Ok, sono zone dove il prezzo è attratto per poi spingere verso l'alto. Ok, quindi queste qua ovviamente sono candele che io vi metto così giusto per farvi capire. Sono un po' grosse, ok, però vi faccio capire. Queste zone qua che possono essere sia a rialzo che a ribasso, ora vi disegno anche a ribasso. Ok, di regola si dovrebbe già capire, no? Quindi un disegno molto simpatico. Queste sono le zone di demanda e queste sono le zone di supply, ovvero sia molto spesso vengono trasati come concetti di supporto e esistenza, però vengono visti in un altro modo. Ok, perché? Che cosa sono queste zone? Queste zone che sono le zone di domanda e offerta, quindi la zona di domanda è come se corrispondesse, insomma, al supporto, e la zona di offerta è come se corrispondesse alla resistenza, ok? Che poi altro non sono i famosi bid e ask, ok? Quindi vi ricordo, qui c'è il bid e qui c'è l'ask. Le zone di bid e ask che sono famosissime, sono conosciute, che altro non sono che le zone di denaro lettera, che sono traslate in italiano ma sono sempre le stesse cose. Quindi che cosa sono queste zone di domanda e offerta? Queste zone di domanda e offerta sono delle zone dove il prezzo è attirato per poi ovviamente spingere verso l'alto. Ok, quindi la stessa cosa anche qui e poi anche qui. E a queste zone sono anche legate i concetti di strutture di mercato che ora andremo a vedere, comunque già avevamo visto nella prima lezione, che vedremo approfonditamente. Quindi in questo modo cosa succede? Il mercato viene attratto da queste zone per poi spingere verso la parte opposta. Ovviamente non funziona sempre, non è una scienza e non funziona sempre, ok? Quindi qual è la zona ufficiale di demand e di supply? Se abbiamo un grafico rialzista come vedete a destra, la zona di supply sarà l'ultima candela rialzista che c'è stata, quindi si andrà a prendere in considerazione tutta questa. Ok, scusate se me lo faccio così si capisce. Quindi, quando noi ci sarà un impulso ribassista, ci aspetteremo una prossima entrata quando il prezzo ritoccherà questo rettangolo qui. Ok, ovviamente stessa cosa qua. Le zone di demand per quanto riguarda un grafico, un prezzo quindi ribassista, sono le ultime candele rosse. Ok, quindi in questo caso questa zona qua che poi viene ovviamente allungata. Quindi l'ultima candela rossa è tutta questa, ok? Benissimo. Quindi poi io mi aspetto che, ovviamente, come è successo anche qui, il prezzo, dopo aver dato l'impulso con le candele verdi, ritorni su questa zona, ok? Quindi mi aspetto che una cosa del genere. Poi lo andremo a vedere. Quindi queste zone di supply e demand sono zone di liquidità dove il prezzo viene attirato, prende la liquidità, prende gli ordini e poi si parte, ok? Quindi in maniera molto semplice, senza fare giri di parole su cosa sono le zone di supply e demand e come funzionano istituzionali, banche, pizze, no, ok? Così molto facile
molto semplice, spiegato in maniera eccellente. Ok, fatto questo, andiamo a vedere come si applica al mercato. Ok, quindi siamo su GPBAUD, siamo in grafico a 4 ore e andiamo a vedere. Ok, quindi vediamo qui già una prima zona di supply, questa qua. Ok, quindi ricordatevi, prendiamo l'ultima candela rialzista, quindi in questo caso questa qua, e la disegniamo ovviamente di verde, così vi è anche più facile. Vedete il prezzo cosa fa? Scende. Quando ritorna, ritorna dove? Su questa zona. Quindi per farle vi basta andare qui e premere rettangolo e le mette, ok? Ritorna su questa zona, come ben potete vedere qui, e da questa zona dà il suo impulso ribassista verso giù. Ok, come già vedete che è successo. Ok, questo è già un primo esempio su come, su dove poter entrare. Che è diverso, voi potete dire, Tony, ma è uguale al supporto esistenza. Sì, ma il supporto esistenza l'avreste messo così e avreste mancato questa entrata. Ok, quindi è un metodo simile ma diverso per poter ragionare. Andiamo a vedere ovviamente live adesso, no? Vediamo cosa troviamo live. Allora, guardate qui. Qui l'ultima zona di demand dove il prezzo ha spinto prima dell'impulso rialzista è stata tutta questa zona qua, perché è tutta questa candela che vedete qui, ok? Questa qua, rossa, ok? Ovviamente siamo a 4 ore. Il prezzo ancora non c'è tornato, ma ragazzi vi garantisco che il prezzo ci ritornerà, quindi ci vuole un po' di tempo, ovviamente non sempre, però è una buona zona. Ovviamente ragazzi qui ne vediamo già un'altra, l'ultima candela rialzista prima dell'impulso short, quindi prima di vendere, è stata tutta questa, e la facciamo ovviamente di verde, così capite più o meno tra candele rialziste e candele ribassiste. Ok, ovviamente se noi andiamo a un'ora 30 minuti abbiamo una maggior precisione. Infatti, come vedete, le candele qui ad essere prese non è più una, perché se abbiamo detto che l'ultima candela da prendere in considerazione è quella rialzista, in questo caso, siccome ci troviamo qui, sarebbe dovuta essere stata presa questa qui, ok? Però come vedete è stata presa lo stesso. Però quello che vi consiglio io è: fate questa cosa, magari questo è a 4 ore, magari per vedere come si fa, ok? Prendete il Fibonacci, tracciate dalla zona, ragazzi, e fate l'entrata su un 50% classico qui, e comunque vi è andata bene, ok? O perlomeno cercate di entrare a metà della zona anche a occhio, così va bene, ok? Quindi ritornando a 4 ore abbiamo questa zona qua. Benissimo, come ben vedete il grafico che ha fatto? Il prezzo ha fatto qua, è sceso, ok? Dopodiché, essere sceso, ha preso ed è ritornato sulla zona precedente di supply, esattamente dove era conclusa l'ultima candela. Pam, qui. E quindi anche qui di nuovo stessa reazione, short. Quindi io mi aspetto, ovviamente, che cosa adesso? Mi aspetto che il prezzo arrivi dove? Arrivi a chiudere la struttura di mercato. Quindi qui ecco che vediamo il concetto di struttura di mercato. Quindi arrivi a chiudere qui, perché tutta questa parte qui, vedete, è vuota, non è stata ancora presa dal mercato. Quindi io mi aspetto che il mercato arrivi fine qua, perché arrivando fine qua chiude la struttura precedente, quindi va a chiudere tutto questo minimo, questa candela che sancisce poi la zona di demand per poi il grafico salire. Mamma mia ragazzi, che spiegazione che vi sto dando, pazzesca. Quindi quando il prezzo arriverà qui avrà toccato la zona precedente di chiusura, questa, quindi si chiuderà, e poi da qua il prezzo potrebbe decidere sia di andare verso giù sia di andare verso su. Ovviamente qui si aspetta la candela di rottura e si vede, non si va a impulso, ok? Ovviamente ragazzi qui ci sono anche altre zone, cioè mi sembra ovvio, questa qua è un'altra zona prima dell'impulso long, questa è un'altra zona, la facciamo di rosso, ok? Qui ci potrebbe essere un'altra zona, questa qua, e questa la facciamo di verde, ok? Però voi cercate di dare sempre attenzione a quelle che sono quelle maggiori, no? Quindi quella a 4 ore, tipo questa qua e questa qua, che sono quelle più marginali ai lati del grafico, ok? Quindi queste sono, comunque vedete, qui il grafico dà comunque la sua reazione, tant'è che il grafico tocca la zona e scende, e anche qui, come vedete, il prezzo tocca qui e sale, ok? Quindi cercate sempre di dare un significato a quello che fate. Quindi qui, come vi dicevo prima, c'è il concetto di struttura di mercato. Come già vi ho detto, ragazzi, ci sono i massimi e minimi crescenti e i massimi e minimi decrescenti. Quindi questo è un Eiger Low e questo è un Eiger High. Questo è un Eiger Low e questo è un Eiger High. Questo è un Eiger Low e questo è un Eiger High, ok? Come vedete, il prezzo spinge verso l'alto e ogni volta che spinge verso l'alto crea dei nuovi massimi.
Ok, quindi il responsabile di questo massimo è questo minimo. Il responsabile di questo massimo che vedete qui, che vi sto colorando, è questo minimo. Il responsabile di questo massimo è questo minimo, è questo higher low, ok? E così via, poi dicendo, fa la stessa cosa. Lower high, lower low, lower high, lower low, e via dicendo, ok? Quindi nel momento in cui una struttura di mercato viene rotta, cioè guardate, vedete, qui eravamo in un trend ribassista, benissimo. L'ultimo massimo di riferimento era questo, che non è stato rotto qui. Ma quando questo massimo qui viene rotto, da dove? Da qui, ok? Quindi con questo massimo qui, che cosa fa il prezzo? Il prezzo dice, ok, tu mi hai rotto questa struttura di mercato, ok? Tu mi hai rotto questa parte, ok? Questa qua che io vi ho messo, che con questa linea rossa, ok? Quindi cosa dice, cosa pensa il mercato fisiologicamente? Dopo che tu mi hai rotto questa struttura, io ci devo ritornare, ok? Quindi ritorna dove? Esattamente indietro. Quindi abbiamo sia la confluenza con la zona di supply, e sia con il fatto che il mercato deve tornare indietro alla zona che ha rotto e la deve ritestare. Quindi come vedete ritorna qui e retesta fine qua, ok? Ovviamente non è preciso, non ha testato esattamente fine qui, però è quello che vi voglio far capire. Vedete dopodiché cosa fa il mercato? Il mercato fa un altro minimo che non è più basso di questo, okay? Perché il mercato sta cambiando. Cosa fa il prezzo? Il prezzo continua a salire fino a creare un altro massimo che, come vedete, va a spaccare che cosa? Va a spaccare il massimo precedente, che era questo, ok? Vedete, quindi ha creato un nuovo massimo. Dopodiché il grafico scende e risale. E poi vabbè, qui non ce l'ha fatta, quindi qui non penso sia una tendenza rialzista. Ma come notate, ogni volta che il grafico rompe una struttura, quindi rompe qui, questa era una falsa rottura, quindi non la prendere in considerazione questa. Si ripetono anche nel tempo. Cioè, per esempio, guardate qua, se io vi vado a prendere questa struttura, questa zona di questa zona qua, prima del long, qui c'è stato un rialzo, io prendo l'ultima candela nera, o perlomeno le prime due, o le ultime due, queste qua. Ve le faccio in rosso, ok. Vedete? Qui le ultime candele nere prima del rialzo. Vedete, qui il prezzo ritorna, quindi qui ci ha offerto una seconda entrata long, una prima, qui una seconda entrata long, e poi vedete avanti nel tempo, guardate cosa fa il prezzo, la rompe e poi ci ritorna. Questa è una zona importante. Perché? Perché il prezzo era una zona vecchia di demand che è stata rotta e poi è diventata una zona di supply che ha testato il prezzo di nuovo per poi scendere di nuovo, ok? Quindi molto facile, ragazzi, molto semplice, ve l'ho spiegato nel modo più chiaro possibile, e queste zone già vi aiuteranno di più rispetto ai comuni supporti e resistenze che già vi avevo detto piazzando i solcoline così. Così già si è un po' più precisi e vi ho spiegato bene anche le strutture di mercato e come funzionano. Bene, io direi che per questo video è tutto, spero che ovviamente vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti se vi stanno piacendo le mie spiegazioni, che altri video vorreste, se ci state provando, come vi state trovando, ragazzi, perché mi farebbe molto piacere avere un vostro confronto. Per questo video è tutto, ragazzi, e noi ci vedremo alla prossima lezione. Un saluto a tutti, ciao!